Amici del Kun, benvenuti al Fatima Park da parte di Riccardo Garbarino per la quinta giornata della seconda divisione. In campo ci sono Virtus Mandella e Acitua. La Virtus è partita malissimo con 3 sconfitte nelle prime 3 e di fronte si trovano l'Acitua, una delle squadre più in forma del girone, visto che hanno raccolto 7 punti in 3 gare, hanno subito solo 3 reti. Ascolti, recuperato il pallone dalla formazione della Acitua con il numero 6. La conclusione che si spegne al lato, Zaini aveva calciato di sinistro ma non trovando la porta. Chiude la retroguardia rossoblu e poi con Rosinelli prova a scappare da sinistra. Poggia su Baro. Baro prende la mira, il tiro è sporcato! Vicino alla rete, guadagna il calcio d'angolo, la risposta di rossoblu. Messa laterale. Gino lontana la retroguardia della Virtus Mandella. Ancora Mangino. Chiuso in qualche modo da Di Piazza, che allontana, non trova nessuno, allora c'è il capitano della Cituassini che può calciare, non trova la porta, ma non è andato lontano dal bersaglio il capitano della Citua. Mangino, ancora Mangino se ne va sulla sinistra, grande azione del numero 22, Mangino, palla al mezzo, sporcata probabilmente coi piedi da Mia Scotti. E allora è rimessa laterale in fase d'attacco per la Citua. Attenzione a Baro, chiuso, Mazzorati. Verticalizza la palla, arriva clamorosamente a Schiavino che calcia fuori, grande chance per la Citua. Poteva anche controllare il numero 2. Con le mani spizza Colombo in favore di Grimaldi. Calza questo campanile, Colombo in appoggio su Rosinelli che ha spazio. Rosinelli! Calcia al volo ma non trova assolutamente la porta, era una buona chance in contropiede per il rossoblu, non sfruttata dal capitano Rosinelli. Capoglia calcia col sinistro, Ziglio e poi Mazzorati allontana, chance per il rossoblu che stanno venendo piano piano fuori. Frey per Ferrandi che calcia direttamente in porta, la risposta di Ziglio. Ero vicino al bersaglio grosso Ferrandi. Verticale per Mangano, passa Mangano in area di rigore, si oppone il portiere e poi spazza capodaglio, grande chance anche per la Citua. Poggia su Zaini, Zaini se ne va, Zaini può calciare col sinistro, su arriva Schiavino sulla traiettoria del pallone per poco, non beffa il portiere, altra chance per la Citua. Mangano, Mangano in verticale per Schiavino, Schiavino col destro, la palla che passa e viene allontanata di piazza, chance in chiusura di primo tempo per la Citua. E l'arbitro pone fine al primo tempo 0-0 tra Virtus Mandella e Acitua. È tutto qui per la prima frazione di gara. Bentornati al Fatima Park per la ripresa fra Virtus Mandella e Acitua. 0-0 il punteggio della prima frazione. Parte subito il rosso blu con Ferrandi da fuori, non trova la porta. Capodaglio sul punizione col sinistro, la palla resta lì, Colombo, vantaggio Virtus Mandella sulla respinta di questa punizione da lontano di Capodaglio. 1-0 rosso blu. Zaini punta Rosinelli, lo salta Zaini, se ne va, scarica a sinistra su Schiavino che calcia, la grande risposta di Mia Scotti, ancora protagonista al portiere rossoblu, salva i suoi. Colombo la spizzata di Baro, gioca 1-2 con Grimaldi, ancora su Rosinelli, tacco in avanti per Grimaldi, Grimaldi è la risposta di Ziglio che evita il raddoppio rossoblu. Con le mani per Grimaldi, la palla resta lì, Grimaldi ne viene fuori Mazzorati, in qualche modo la palla torna a Grimaldi calmosamente che di tacco gira, non trova nessuno, arriva Ferrandi, prova a calciare col destro, non trova la porta, deve accelerare i tempi la Citua se vuole provare a pareggiare. Fortunato stoppa questo pallone in area di rigore, si gira il tiro, la palla che resta lì e sfila clamorosamente fuori, che chance per la Citua. Con questo pallone numero 6 di grande cuore e grande grinta, aveva preso un calcione al proprio compagno. Zaini si fa fuori l'avversario, è larga a sinistra, chiude clamorosamente
e Di Piazza che può ripartire e rilanciare l'azione di fianco a Lucio Capotaglio. Di Piazza, il destro! Trova la respinta di Assini, poi Zaini innesca il numero 22, Mangino, palla deviata, calcio d'angolo, resta in attacco allora per questi ultimi secondi di gara la formazione della Citua. C'è Fortunato sulla bandierina. Fortunato bandierina, arriva Marzorati, sporca il pallone Baro di testa che può anche rilanciare l'azione, chiude in qualche modo, spizzata, tutto regolare per l'arbitro. Assini va fuori l'avversario, arriva Zaini col destro che non trova la porta. E potrebbe essere l'ultima emozione di questo match. È finito! Pochissimi secondi al termine, vediamo se il direttore di gara avrà dato extra time, ma ha già fischietto in bocca, questa palla si spegne fuori e l'arbitro dice che basta così. La Virtus Mandella batte la Citua 1-0 grazie alla rete di Colombo. È tutto qui da parte di Riccardo Garbarino per questo match.